Amici sportivi, buon pomeriggio, siete collegati con il Giorgio di Bari di Siracusa, dove siamo pronti a raccontarvi la gara, anzi il derby tra Real Siracusa Belvedere e Palazzolo, che stanno facendo in questo momento il loro ingresso in campo agli ordini della terna arbitrale formata dal direttore di gara Salvatore Montevergine di Ragusa, coadiuvato dagli assistenti Marco Giuliana e Fabio Amata, entrambi di Barcellona Pozzo di Gotto. Come da protocollo, come da prassi, entra prima la squadra ospite, ovviamente protocollo anti-Covid, quindi il Palazzolo in questo caso. Poi la formazione di casa del Real Siracusa. Saluti di rito fra i due capitani con il direttore di gara. Io vado a leggere subito le due formazioni con il Real Siracusa Belvedere, con una sola variazione rispetto alla gara, alla squadra che ha ben figurato domenica scorsa a Giarre. Non dovrebbe cambiare lo schieramento, sempre 4-3-3 con Latino tre pali, linea difensiva formata da Di Domenico a destra, Bucchieri a sinistra, in mezzo Saraceno e Martinez. Centrocampo a tre con Spinelli sul centro destra, Silla a fare da diga e Ruiz a fare da play davanti alla difesa, e poi il trio d'attacco con Iacono, che quindi non è schierato sulla linea difensiva ma come esterno alto a destra, poi la Bruna dall'altra parte e Melluzzo attaccante centrale di riferimento. Per quanto riguarda il Palazzolo, dovrebbe essere un 4-3-1-2 con qualche variazione anche sostanziosa rispetto alla squadra che domenica scorsa ha battuto di misura in casa il Mascalucia. Martinez tre pali in difesa, Bellavia a destra, Stelli a sinistra, Fernandez e Di Blasi in mezzo a centrocampo, o meglio davanti alla difesa, Magro e Cutrona, poi Cosmede, Di Pietro a sostegno di Corria e Tomasco attaccante centrale di riferimento. Palazzolo che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione ad un paio di minuti dal novantesimo. Concialdi non ha perdonato, adesso quindi la squadra retusea va in cerca di riscatto. Gara cominciata da una decina di secondi, subito il primo fischio del direttore di gara a comandare un calcio di punizione. Ruiz alza la testa, sventaglia ancora sulla sinistra per la Bruna che la ferma col mancino, due di lui, entra in aria, o meglio provava ad entrare in aria, fermato però con le brutte maniere da Bellavia che finisce anche sul taccuino del direttore di gara. Aveva disorientato con un gioco di gambe il numero 6 del Palazzolo. Il fischio dell'arbitro, Martinez di destro, va in porta, palla alta. Il colpo di testa, palla fuori misura di Martinez, se non vado errato, il colpo di testa. Spinelli. Ancora lui in possesso, Silla si accentra, chiama in causa Nando Spinelli. Largo per Iacono, in aria Iacono, il destro, riesce in qualche modo a disinnescare la potenza del tiro Martinez e poi il Palazzolo si rifugia in angolo. Silla, Spinelli di tacco per Melluzzo che prova di testa ad appoggiarla, era rimasta abbassata la bandierina dell'assistente, quindi l'azione era regolare. Melluzzo, Silla, ancora il destro in profondità per Iacono, posizione regolare, Iacono in aria, è solo, si accentra Iacono e va al tiro, ci mette il corpo Stelli, va con il destro direttamente in porta, palla alta.
Mette giù il pallone, si fa vedere, si sovrappone in questo momento Bucchieri che viene servito. Ancora Bucchieri, il mancino in aria, si alza la bandierina dell'assistente. Non si può ovviamente parlare neanche di gol annullato, c'era una irregolarità vista. Punizione per il Palazzolo, va col sinistro Tomasco che impegna Latino in calcio d'angolo. Ancora Spinelli, con calma il Real alla ricerca del varco giusto, fa possesso per il momento con Silla che imbecca dall'altra parte Iacono, fermato da Stelli, mentre in aria Iacono, gran tiro, e riesce il portiere Martinez a salvarsi in calcio d'angolo. Angolo basso, Spinelli ci mette il destro, palla che finisce fuori. Per l'ottimo lavoro in copertura di Ruiz, che poi va a cercare la Bruna dall'altra parte con la testa, la mette giù Spinelli, prova il traversone, Spinelli in aria e gol annullato però. Da Melluzzo, dall'assistente, il gol di Melluzzo. Urlo che rimane in gola, Beppe. Adesso di nuovo in barriera, va col destro Martinez. Palla che va a sfiorare il palo di destra del portiere Martinez. Mare lo schema, va Iacono. Palla in mezzo, la girata da parte di Melluzzo. Anticipato Tomasco, fermato per un attimo, ma ancora Palazzolo con il tiro. È la palla che finisce fuori di poco. Va la battuta Iacono, palla in mezzo, c'è Spinelli! E incredibilmente non entra, non entra. Ha colpito il palo Beppe, se non ho visto male, ha preso il giocatore avversario. E finisce qui al 46esimo, dopo un minuto di recupero. Per l'arbitro può bastare così, manda i due team negli spogliatoi. 0-0 al 45esimo. Arbitro del match Montevergine di Ragusa, assistenti Giuliani e Amata di Palazzolo. Match ricominciato da un'ottantina di secondi con un giocatore del Real a terra. E la Bruna che ha bisogno un po' delle cure del massaggiatore piazzese, intervenuto con lo spray. Si rialza il 24enne del Real a lasciare il terreno di gioco, lo fa con le sue gambe. Al suo posto Brian Quarto, che quindi rivediamo in campo a distanza di qualche mese, mentre c'è anche il cambio per il Palazzolo. Entra in campo con il numero 14 di Bartolo, che prende il posto del numero 7 di Pietro. C'è Quarto che entra in aria, la mette giù il destro, palla direttamente tra le braccia del portiere Martinez. Spinelli in profondità per Melluzzo, va col sinistro, alto di poco. Altra occasione per il Real Siracusa Belvedere. Cutrona, un po' di spazio, Cutrona avanza, prova il destro, palla alta di poco. Ci sono anche gli applausi dei tifosi ospiti con Cutrona. Esce Di Domenico, sì, esce il numero 2 di Domenico. Siamo al quarto d'ora della ripresa, quando c'è il secondo cambio nelle file del Real. Spinelli, la Delfa, buono il lavoro con il sinistro, supera un paio di avversari, si incunea, ancora la Delfa, prova l'imbucata per Melluzzo, la palla è per Iacono, messo giù, non c'è rigore dice l'arbitro, non c'è. Entrato sul pallone Iacono, non protesta, e Beppe credo che abbia visto bene. Punizione per il Palazzolo, palla direttamente verso la porta, e Latino
la smanaccia oltre la traversa col sinistro cerca spazio dall'altra parte per quarto, il destro, palla fuori di poco, ma sicuramente insidioso il tiro di Brian Quarto al 24esimo. Silla, vediamo se sì, anticipa l'avversario ma sbaglia, attenzione a Silla e poi il tiro, ha corso un grossissimo rischio il Palazzolo, davvero ha rischiato tra virgolette di andare a segno. Non è il rettangolo di gioco Robert Iacono, quindi altra sostituzione per il Real quando siamo al 30esimo della ripresa, dentro Federico Greco. Attenzione al sinistro, pericoloso, si distende il portiere latino sul sinistro di Tomasco. C'è Spinelli libero ma in offside, adesso se ne va Ruiz, palla che finisce alta ma non è angolo a giudizio dell'arbitro. Spinelli con il destro, ancora un lancio in profondità, attenzione sulla sinistra, il tiro, la palla è lì, incredibile, aveva fatto tutto bene Quarto e poi la palla sulla linea, messa in calcio d'angolo, battuto l'angolo, palla in mezzo, il colpo di testa, ancora un salvataggio sulla linea è lì e poi in calcio d'angolo. Ancora un tiro dalla bandierina. Mi viene fuori da dire anche per una certa, come si dice, goliardia, no? Nel senso è, dice sfortuna impedisce vittoria? Punto interrogativo. Sì. Molti dicono che la sfortuna nel calcio non esiste, ma guadagna campo in avanti, l'assist per Melluzzo in area, Melluzzo! Incredibile, incredibile, beh. Questo è un errore clamoroso. Sostituzione per il Palazzolo, esce Tomasco con il numero 9. Tre in barriera, va Cosmede col destro, palla direttamente al portiere latino. Aria piena. Il cross in mezzo. E palla che termina fuori, ancora una possibilità per il Real con il colpo di testa che, se non ho visto male, è stato di Spinelli. L'arbitro sì, mette adesso mano al cartellino, forse addirittura rosso per Greco. Rosso per Greco. Beppe, non so, forse ha detto qualcosa di troppo. Ha detto qualcosa di troppo. Fischietto in bocca per l'arbitro che decide che può bastare così. Finisce 0-0 al Di Bari e Beppe, un punto che sta stretto a Real. Grazie ad Alessandro Bellanice per le riprese video e all'assistente l'assistente video Valeria Migliore. È tutto 0-0 tra Real Siracusa e Belvedere. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domenica prossima con la partita Santa Croce Real Siracusa Belvedere.